Questo video è dedicato all'addio che la Raina ha tenuto a Reggio di Parma, l'addio alla Tosca. Raina è stata Tosca per centinaia e centinaia di volte, ha dato emozioni in tutto il mondo, nei teatri più importanti del mondo. Forse sarà l'ultima Tosca della Raina Capeivanska. Abbiamo voluto fissarla in un'immagine perché rimanga come memoria delle grandi emozioni che lei ci ha dato in tutta la vita. Grazie Raina e grazie al Teatro Regio di Parma, che è stato il contenitore di questa grande festa. Andiamo. Grazie.
Ritrassi giura, giuro,
Yeah!
Il saluto ad una grande signora che ha legato per molti aspetti il suo nome a questo teatro, e questo teatro ha avuto da lei moltissimo. Stasera c'è un'emozione particolarissima. Credo che lei sia molto emozionata, ma si trasmette a tutto il pubblico. È davvero un evento eccezionale. Emoziona sempre vedere delle cantanti che interpretano Tosca. Ho visto tante cantanti, ma vedere Tosca in persona, dico la verità, che è qualcosa che ti lascia senza fiato, senza parole. Quell'aria sgomentata, la storia del ventaglio, sciocca gelosia, ma t'avanti non era dunque alla villa. Thank you.
Thank you.
portatemi i fiori. È stata bellissima. La romanza l'ha fatto benissimo, riesce ancora a pronunciare delle frasi meravigliose. Rain è grande, puro sangue, quando c'è lei in scena anche gli altri vanno meglio, vanno tutti bene. Questa sera è un bel spettacolo. È una serata indimenticabile. Tante dovrebbero essere così. Mi sono ricordato della Raina di 25 anni fa e non mi sono pentito di essere venuto questa sera. È stata meravigliosa. I giovani cantanti guardino a lei, alla Magda Olivero, alla Genser e alla memoria della Callas. Così si deve cantare, ossia interpretando il personaggio, calandosi nel personaggio. Non è di pochi fare questo, ma bisogna studiare molto e riuscirci. Thank you.
ancora come di anzi parlavi per
facciamo solo qualche momento. Adesso vanno fuori tutti. Lui è uscito. Sovrintendente del Teatro Regio Giampiero Rubiconi per la consegna del sigillo d'oro della città di Parma a Raina Kabaivanska. Leggiamo la dedica. Sì, è un piccolo segno di un grande affetto e di una grande ammirazione che la città di Parma ha per lei, ed è anche un segno di ringraziamento per tutto quello che ci ha dato, per anche la straordinaria emozione di questa sera. Credo che il Teatro Regio abbia vissuto poche serate come questa, e questo lo deve a lei, ma non è solo questa sera, è tutta una storia, tutta una carriera per la quale noi ci auguriamo d'averla tra di noi ancora molto spesso, sempre, una sorta di cittadino di Parma. Grazie ancora.
E io chiedo l'asilo politico per Parma. Parma è una grande città che fa moltissimo per la cultura. Con animo grato dico grazie a voi. Grazie Parma. Grazie. Grazie Teatro Reggio. Raina, sono emozionato come tutti per l'emozione che hai dato tu. A nome di tutto il teatro, veramente di tutto il personale del teatro, delle 100 e più persone che lavorano qui, a Raina Kabaimarska l'affetto, l'ammirazione, l'amicizia, la gratitudine del Teatro Reggio. Grazie ancora. Ecco, questo è il Teatro Reggio, il campo di battaglia è vuoto, la Della Tosca è finito e rimane solo una grande emozione nel cuore del pubblico, nel cuore di tutti noi. Grazie Raina. Che teatro! Davanti a cose talmente belle e mi prende sempre un'emozione profondissima. Maria Luigia ha fatto un grande regalo a questa città. Era la città per un'imperatrice come Maria Luigia. Ha fatto questo splendido regalo a Parma, che direi è l'ultimo baluardo della lirica, nel suo splendore, negli affreschi stupendi del soffitto,
in questo palco reale dove io immagino seduta l'imperatrice. In un teatro talmente miracoloso bisogna cantare bene. Hanno ragione a protestare. Un bel regalo. Sei contenta? Che emozione qua. Bellissimo. I costumi unici fatti da Piero Tosi per una famosa tosca al Teatro dell'Opera di Roma con la regia di Mauro Bolognini, un grande uomo del cinema, del teatro, in occasione 10 anni fa, penso, in occasione di una riunione di tutti i presidenti, i primi ministri europei, con le scene di Ceroli, e questi meravigliosi costumi. Piero Tosi è veramente geniale perché sa sposare il personaggio con il costume. E io amo cantare con questi costumi perché proprio sono la pelle del personaggio, la pelle di Tosca. Questa è una tosca con i costumi di Piero Tosi, qui proprio al Teatro Regio di Parma. Una tosca felice, direi. Questa è Tosca al Teatro dell'Opera, la famosa tosca di Mauro Bolognini. E questa è la mia prima tosca. La mia prima tosca era a Modena con la regia di mio marito, e così ha combinato anche un matrimonio questa prima tosca. Questi sono i costumi di Piero Cavallotti. Era abbastanza impressionante perché solo la piuma del cilindro era di 1,5 metri. E la coda di parecchi metri. Giovinezza, giovinezza. Qui un'altra tosca, penso al Teatro San Carlo di Napoli, con Luciano Pavarotti. Sto seducendo Lucianone. Vediamo, questa qui è anche una foto storica. Storica perché indosso i costumi della Maria Callas. Per la prima volta li ho avuti per una tosca al Covent Garden e mi sono subito, come dire, mi si sono plasmati addosso. Erano la misura perfetta e per me è stata una sensazione unica perché ho sempre ammirato, adorato Maria Callas. E poi me li hanno prestati per la tosca alla Scala di Milano. E questa è un'altra delle mie 400 tosche fatta qui al Teatro Regio di Parma. Il ricordo di questa tosca era la tripla corona che pesava parecchio. Un'altra tosca allo Sferisterio di Macerata, la famosa tosca della fucilazione vera del tenore Armigliato, è entrata anche quella nella storia con il sangue. E questa è la tosca di Parma, forse di 25 anni fa,
come vedete sono abbastanza giovane. Ah, una Tosca storica, con le scene, proprio con le prime scene, e con un costume storico che è di proprietà della sartoria del teatro dell'opera di Roma, pesava moltissimo, e un costume autentico inizio secolo, bellissimo, tutto ricamato, sempre regia di Mauro Bolognini, perché nella mia lunga vita io ho fatto tante produzioni di Tosca negli stessi teatri, alla Scala penso 3, al San Carlo di Napoli 3, a Roma 3, qui a Parma 2 o 3, insomma ho imperversato per lungo tempo. E questa è sempre una Tosca con la regia di Mauro Bolognini, che curava ogni particolare. Potete ben vedere che cosa era, per esempio, io questo cappello, stupendo, e la collana. Erano tutti pezzi autentici della sartoria Tirelli. E poi le foto bellissime di Leli. Sempre siamo al Teatro Regio di Parma, qui canto forse da 30 e passa anni, e ho fatto tutti i miei cavalli di battaglia, però per fortuna non ho battagliato molto con il Logione di Parma, mi hanno sempre accettato. Ecco qui le Tosche con i tre tenori, con Luciano. Abbiamo fatto tante Tosche insieme, e la prima mi ricordo al Torre del Lago, dove nel terzo atto Luciano si è piazzato sulla coda del mio costume e non mi ha fatto più muovere. Io ho provato a tirare, non sono riuscita, sono rimasta inchiodata fino al finale. E qui con un altro dei tre tenori che ho tenuto a battesimo proprio qui a Parma, José Carreras, giovane, bello come un angelo. Bellissima questa foto, piena di tenerezza, direi, dopo tanti anni. E ecco un'altra foto con il terzo tenore, Placido Domingo, il famoso film fatto nei luoghi originali, direi nel 1976. Ho dovuto proprio buttarmi dal Castel Sant'Angelo e non è stata un'impresa facile. E qui un bellissimo ricordo con un grande scarpia, Giuseppe Taddei. E qui c'è tutto in questa foto. La lussuria, la crudeltà di Scarpia. Un grande interprete, grande voce, Giuseppe Taddei. Poi con un altro grande, a Macerata, con Juan Pons. Ho fatto tante Tosche, tantissimi ricordi, nei più grandi teatri del mondo, ma anche nei più piccoli. E li ho fatto con lo stesso amore, con la stessa passione dappertutto.